Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi vi porteremo a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nel cuore dell'Etruria. Il comune si trova a 42 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi, Montalto di Castro! Benvenuti a Montalto di Castro, un piccolo comune, 9.000 abitanti circa, però distribuiti su 190 km quadrati di territorio, un territorio ricco di agricoltura, di mare, di turismo quindi e di storia. Un centro medioevale, vede la sua nascita intorno al 1200, al 1300, stato pontificio naturalmente, un territorio che aveva pochissimi abitanti e solo dopo la bonifica che è avvenuta nel 900, insomma, è stato abitato da molti più contadini, quindi l'agricoltura, insomma, ha avuto molto più sviluppo. Un centro storico comunque ricco di palazzi anche importanti, Palazzo Sinibaldi, Palazzo Guglielmotti, che sono nomi che nel territorio ritornano, lo stesso Castello Orsini, nomi di nobili che poi hanno visto le loro fortune sia nella provincia di Viterbo, nei comuni qua vicino, ma anche a Roma, dove hanno dato anche i natali a importanti cardinali nel mondo della Chiesa, appunto perché eravamo stato pontificio. Un territorio molto vasto, quindi anche una frazione importante, si chiama Pescia Romana, per distinguerla da Pescia Fiorentina, che è quella subito a fianco, confinante, che appartiene alla regione toscana. Qui c'era un confine importantissimo, stato pontificio, Granducato di Toscana, conta circa 2.500 abitanti, molto frastagliata, nel senso che sono abitanti che vivono nelle campagne, ma ha un borgo centrale fatto proprio durante la bonifica dell'ente Maremma, con una chiesa, con dei servizi annessi, e proprio intorno a questo borgo, nell'idea del governo italiano, dello Stato, c'era quello di costruire la comunità, e questa comunità si è creata. Da molti paesi qui del Viterbese sono arrivati a prendere le terre parecchi agricoltori, quindi abbiamo abitanti di comuni come Valentano, Pianzano, eccetera, insomma dei comuni del circondario di Montalto di Castro che si sono insediati. Oggi c'è la terza generazione, anche la quarta generazione, quindi è una comunità che in realtà è grande quanto un paese. La parte turistica che abbiamo sviluppato maggiormente naturalmente è quella del mare. Anche qui è divisa in due zone ben precise, una a nord e una a sud del fiume Fiora, che è il fiume che passa attraverso il nostro territorio. Spiagge che sono frequentate già da aprile. Oltre al mare abbiamo la fortuna di avere una delle 12 capitali etrusche, quindi un centro molto molto importante insieme a Tarquinia, che è qui vicino. Il comune di Montalto già da anni ha deciso di intraprendere lo scavo sia della città sia della necropoli del parco di Vulci. Un parco che funziona benissimo da un punto di vista appunto anche naturalistico, grazie a un investimento privato che ha affiancato proprio le terme al parco archeologico di Vulci. Si sta avendo uno sviluppo ancora maggiore di questo parco archeologico. Lo utilizziamo anche per un famoso festival, si chiama Vulci Music Fest. Quindi l'invito lo rivolgo a visitare Montalto di Castro, Pescia Romana, le nostre spiagge, il nostro parco archeologico, la nostra stagione teatrale, il nostro fiume, molto importante, un fiume pulito dove vengono molti anche a pescare, un fiume dove c'è un porto canale e che vede anche una piccola comunità, molto molto piccola, di pescatori, gli ultimi rimasti. Passare un weekend a Montalto di Castro, a Pescia Romana, significa conoscere un po' di storia d'Etruria, romana, fuori Roma,
godere del mare, delle spiagge, del sole, fare un giro in campagna, ci sono dei panorami, degli scorci bellissimi, e perché no venire caricando in macchina delle biciclette, perché così potete passeggiare attraverso le nostre piste ciclabili per le campagne, oppure rivolgersi ai nostri maneggi locali, prendere un cavallo e trovarsi anche a percorrere dei lastricati romani antichi in sella al proprio cavallo. Continua il nostro itinerario a Montalto di Castro, andiamo ad incontrare il parroco. Salve a tutti, sono padre Giuseppe Calvano, della famiglia religiosa dell'Istituto del Verbo Incarnato e sono parroco qui a Montalto da circa 4 anni. Sono arrivato qui con altri miei 2 confratelli, con i quali lavoriamo qui nel paese di Montalto di Castro. Noi facciamo parte di una famiglia religiosa, missionaria, che ha come carisma proprio lavorare in docilità con lo Spirito Santo, sull'impronta di Maria Santissima, per incarnare Gesù in tutti gli uomini. Per quello il fine proprio, specifico nostro, è quello di evangelizzare la cultura. Abbiamo la cura di 2 parrocchie, a Montalto di Castro, la parrocchia madre, Santa Maria Assunta, e poi una parrocchia recente, fondata circa 11 anni fa, chiamata Gesù Eucaristico. La parrocchia di Santa Maria Assunta, che è la parrocchia madre del paese, risale più o meno alla costruzione del Tempio al 1200, poi ristrutturata durante gli anni. Ciò su cui io mi vorrei soffermare, principalmente e propriamente sui 2 pilastri spirituali sui quali si centra il nostro paese. Il primo, la devozione ai santi martiri Quirino e Candido, le cui reliquie le possediamo nella Chiesa Madre, Santa Maria. E la seconda cosa, la grande devozione alla Vergine Santa, per la quale tutto il popolo di Montalto venera l'immagine della Madonna della Vittoria, che è presente in un'altra piccola chiesetta chiamata di Santa Croce. La grandissima devozione alla Vergine Maria che ha il popolo di Montalto di Castro ci fa ricordare quelle parole di San Luigi Maria Grignon de Montfort, che la Vergine Santa è il mezzo più perfetto, più sicuro, più breve per arrivare a nostro Signore Gesù Cristo. La festa dei nostri martiri ricade il giorno 9 marzo, che è proprio la festa dei Santi 40, ai quali i 2 martiri Quirino e Candido appartenevano. Noi facciamo una festa propria nel giorno, quindi il 9 marzo, ma poi li celebriamo anche la domenica prima o successiva con una grande processione per tutto il paese, dove 40 uomini si vestono da soldati romani e fanno anche una rievocazione storica del martirio dei Santi 40, per poi pure rievocare il loro prodigioso ritrovamento, dove c'è il cavallo del Monsignore che genuflette proprio davanti a quelle che sono le reali reliquie dei Santi Martiri. La festa in onore della Madonna della Vittoria la celebriamo l'ultima domenica di aprile, proprio grazie ad una lettera scritta da colui che era Papa Leone XIII del 1894, e tutti gli anni, fino ad oggi, si celebra questa festa in maniera solenne l'ultima domenica di aprile. Oltre a festeggiare la Madonna della Vittoria, Montalto ha altre 2 grandi feste in onore della Vergine Santa, questo proprio a dimostrare la grande devozione alla Vergine. La prima è quella del 15 di agosto, giorno dell'Assunzione della Madonna in Cielo. E noi, poiché abbiamo il mare, celebriamo lì la festa della Vergine Assunta, dove viene il Vescovo, si fa la processione lungo tutto il litorale marino, fino a portare anche la Madonna sulle barche e fare una processione al mare. E poi abbiamo anche la processione che si fa con tutti i bambini del catechismo, i genitori, le famiglie dell'8 di dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione. Il comune di Montalto si estende fino a una frazione chiamata Pescia Romana e anche lì c'è un'altra parrocchia intitolata San Giuseppe Operaio.
e nel complesso monumentale di San Sisto andiamo a degustare alcuni piatti tipici di Montalto di Castro in provincia di Viterbo. Abbiamo apparecchiato questa tavola per farvi conoscere i piatti di Montalto e della Maremma, perché noi non siamo un paese stupido, siamo un paese fatto bene. Qui è tutta roba del posto. Questi sono gli gnocchetti ai frutti di mare. Questa è la trippa alla montaltese, no alla romana, perché vicino ci sono le frittelle. Questo è il pollo alla cacciatora a Casareccio, che ancora ci sono. Questo è lo scoglio, con tutti i frutti di mare e la pasta fatta in casa. La pasta è con l'uovo e la farina. Se vuoi mangia bene, compà, hai da fare la roba semplice, con la roba buona. Quella è la bersagliera nominata da me, perché tutti mi dicevano che era una bersagliera. E un giorno ho fatto un piatto e ho dato il nome della bersagliera, fatta con tagliatelle fine, gamberoni, calamari e cozze. Quelle sono lombrichelle invece, fatte con acqua e farina, con pancetta, pomodoro, e ci si mangiano bene pure le frittellucce. Questa è la minestra dei fagioli con la pasta pelosa, che significa acqua e farina e sale. Si taglia e ci si fanno i fagioli del nostro territorio, di cui qui vedete tutte: carciofi, finocchi, cavolfiori, asparagi, vino buono, il pane, il formaggio, salumi, non ci manca niente, ci abbiamo tutto. Vi aspettiamo a Montalto di Castro! Adesso con l'archeologo andiamo a scoprire le bellezze del Parco Archeologico Naturalistico di Vulci. Parco archeologico naturalistico di Vulci sta all'interno dei territori di Montalto di Castro e di Canino, e alle mie spalle c'è questa splendida visione costituita dal laghetto del Pellicone, questo piccolissimo invaso d'acqua formato dal fiume Fiora, estremamente suggestivo e location di diversi film, diverse puntate comunque di programmi televisivi. È una situazione estremamente favorevole dal punto di vista naturalistico, perché in questo lembo del Lazio settentrionale c'è la possibilità di vivere a contatto con quello che era una realtà ormai, diciamo, quasi completamente scomparsa, che era la Maremma. Una terra dura, una terra che comunque seppe offrire a chi seppe conquistarla grande possibilità. E in questo contesto, diciamo così, è inserito questa splendida realtà che è il Parco Naturalistico e Archeologico appunto di Vulci. C'è una città etrusca, un'antichissima città che fu potentissima nell'antichità. Basti pensare che nel momento di massimo splendore questa città contava intorno ai 18.000 abitanti. Fu una metropoli che diede alla Roma dei sette re, diciamo così, tanto dal punto di vista culturale. Fu una città che ebbe grande influsso e influenze anche nel Mediterraneo occidentale, una città che commerciò e a cui affluirono prodotti e beni da tutto il Mediterraneo orientale. Di recente scoperta sono alcune tombe che ci testimoniano appunto questa situazione che abbiamo appena descritto. Ma è soprattutto con la Grecia e con Corinto e Atene che sono attestati i grandi traffici commerciali che fecero di questa città, grazie al suo porto che sta alla marina di Montalto, una delle più potenti del Mediterraneo. Insieme a Tarquinia probabilmente e Cerveteri e sicuramente anche Veio, si distinse in un ambito storico abbastanza definito
definito e la portò appunto ad essere, a rappresentare una vera e propria potenza economica, commerciale e militare. Di questo ci rimangono vestigi e resti che sono stati riportati alla luce grazie a scavi effettuati negli ultimi 20-25 anni. Ultimo, ma probabilmente non ultimo, perché comunque le ricerche archeologiche probabilmente continueranno, è la porta ovest di Vulci, un vero e proprio manufatto architettonico e ingegneristico unico nel suo genere, edificato poco prima che il console romano Tiberio Coruncanio sconfiggesse i vulcenti e i volsinesi e assoggettasse definitivamente la città di Vulci nel 280 a.C. alla nascente potenza di Roma. Altri grandi monumenti che sono attualmente visibili in questa parte della Vulci etrusco-romana sono il basamento dell'antico Tempio Grande di epoca etrusca, le cui prime modulazioni risalgono al VI secolo a.C., il tracciato viario che da est a ovest, diciamo, taglia la città, il Decumano, la grande casa del criptoportico con annesso tempio del dio Mitra, chiara testimonianza e vestigio di un momento in cui, diciamo così, la città di Vulci era ormai di fatto a tutti gli effetti una città romana, e varie altre testimonianze che qua e là sono state riportate alla luce e che ci hanno permesso, ci permettono di gettare nuova luce di questa potenza commerciale ed economica. Corona della città ci sono le necropoli, che sono vastissime e nelle quali sono state rinvenute tombe famosissime. Una fra tutte la celeberrima tomba François, meglio l'ipogeo dei Saties, questa antichissima e nobilissima famiglia etrusca che grazie a uno dei suoi rappresentanti più importanti, vale a dire Velsaties, commissionò la realizzazione di questo ipogeo, all'interno del quale erano famosi affreschi dei cicli epici legati alla storia greca e anche alla storia etrusca, attualmente conservati a Roma a Villa Albani. Stiamo tentando di poter ritornare non in possesso ma in custodia di questi affreschi che sono splendidi, per poterli esporre e dare una caratterizzazione a questo territorio. Sicuramente ricordato la splendida architettura solitaria che si erge e si staglia in questo lembo di Maremma rappresentato dal Castello dell'Abbadia, un castello attualmente sede del Museo Archeologico Nazionale Etrusco, che è edificato prima del 1000 sicuramente, perché abbiamo dei documenti che comunque ci attestano della sua presenza già dal 900 d.C., a difesa del cosiddetto Ponte del Diavolo. Questo ponte così sensazionalmente eretto su questo orrido, con una tecnica e con una raffinatezza che hanno fatto sì che giungesse indistrutto e indistruttibile, sembrerebbe, fino a noi. È un ponte edificato dagli Etruschi, successivamente, diciamo, rimaneggiato dai Romani e definitivamente sistemato in epoca medievale, poi chiaramente sottoposto anche di recente ad alcuni restauri. Ho sinteticamente cercato di ricordare quello che vi propone, che ci propone questo sito. Vi aspettiamo, perché ben poco possono le parole di fronte a quelle cose che poi magari saremo e sarete in grado di vedere e saremo in grado di proporvi con i nostri occhi, attraverso i vostri occhi. Con il consigliere delegato al turismo andiamo a conoscere altre curiosità di Montalto di Castro in provincia di Viterbo. Ci troviamo a San Sisso, che è il nostro polo culturale, dove noi in genere organizziamo una serie di convegni e manifestazioni per tutte quelle che sono le ricorrenze storiche che festeggiamo.
Diciamo che il nostro comune è molto fervente da un punto di vista culturale, organizziamo molte manifestazioni che vanno a promuovere quelle che sono le nostre tradizioni della Maremma, quindi la nostra cultura e in particolare i prodotti tipici. In genere ogni anno per il periodo del 25 aprile organizziamo una fiera che è Maremma da Mare, atta proprio alla promozione della cultura maremmana, dei cavalli e le tradizioni dei nostri butteri. E in seguito, nel periodo primaverile ed estivo, abbiamo le sagre dei prodotti tipici dell'asparago e del melone, che sono proprio i prodotti DOP delle nostre terre, quindi ottengono un marchio di riconoscimento importante di produzione tipica a livello nazionale. Il nostro territorio è ricco di molte risorse che vanno per l'appunto dalla cultura, una storia antichissima, l'archeologia, i nostri prodotti, il litorale, che è comunque una bellezza inestimabile che spesso a noi che viviamo qui sfugge anche. Però tutte queste risorse messe poi a sistema e supportate ovviamente da servizi idonei possono diventare il nostro volano per lo sviluppo economico di questo paese. Perché lo sviluppo economico è ovvio che avrà nel futuro una sola opportunità, che è quella del turismo. E qui è anche il dovere e chiamiamolo anche missione di programmare e pianificare tutte le misure a supporto di questo settore. Montalto di Castro innanzitutto è Pescia Romana, è il paese dove vivo, il paese dove sono nata e cresciuta, quindi ho un amore incondizionato per questo paese e per questo territorio. È un luogo sicuramente da visitare, che offre tante opportunità al turista e al visitatore, e quello che mi auguro per il futuro è che possiamo veramente crescere a livello economico come questo paese e i cittadini che ci vivono meritano. Una piccola rappresentanza del corteo storico dei signori di Montalto di Castro e la famiglia Farnese ha sfilato anche per noi la parola ammiriana. Mi chiamo Melanite Pascale, ma in questo personaggio storico mi chiamo Girolama Orsini. Il corteo rappresenta la famiglia dei Farnesi, la famiglia Orsini, che è la mia famiglia, la famiglia del mio sposo, che si chiama Pierluigi Farnese. Noi ogni anno siamo sempre di più, vogliamo sempre dare il massimo per il nostro paese, soprattutto in questo giorno. Oggi siamo una piccola rappresentanza, ma nel giorno del corteo siamo molti di più, proprio per il nostro paese, perché vogliamo renderlo noto, perché Montalto è un paese dove si fanno tantissime cose, quando si fanno bene è un'estrema emozione. E questi abiti sono dell'inizio del Cinquecento, da 3 anni che faccio questo corteo storico, mi è sempre piaciuto, ma non solo a Montalto, facciamo anche da altre parti, per esempio a Balsena, a Farnese, e sono esperienze che comunque della vita che sono belle. Vi aspettiamo con grande caso! La popolazione di Montalto di Castro è molto devota ai santi patroni e alla piccola chiesa di Santa Lucia. Andiamo a saperne di più con Giovanni Corona. Ci troviamo nella chiesetta di Santa Lucia, che può essere sicuramente definita il fulcro della cristianità montaltese. Questo perché nel XVII secolo, di fronte proprio alla chiesa, sono state ritrovate le teste dei due martiri di Montalto di Castro, che sono San Quirino e Candido, appartenenti a una legione cristiana di Sebaste, e sono morti appunto in quel frangente. E nel XVII secolo un messo vescovile che veniva a cavallo per fare dei controlli appunto per conto della curia, la leggenda narra che il cavallo si inginocchiò appunto e furono ritrovate nel punto esatto in cui si inginocchiò le teste dei due martiri. Da qua è nata anche l'esigenza e la volontà, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta, di rimettere a nuovo la chiesetta di Santa Lucia. E stiamo partecipando a un bando con il Ministero dei Beni Culturali proprio per poterla riportare alla luce. E speriamo di riuscire in questo importante obiettivo da qui a pochi mesi.
Montalto di Castro non ci manca niente. Il clima è meraviglioso. Mare ce l'abbiamo, fiume ce l'abbiamo, la pineta ce l'abbiamo e poi ci abbiamo le Montaltese che sono stupendi. Montalto di Castro vi aspetta con il suo fantastico territorio ed i suoi tanti itinerari. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Montalto di Castro in provincia di Viterbo. Ciao!